35.000 atleti, un'azienda focalizzata all'innovazione, una nuova scarpa appena lanciata, il Giappone. Questa è la storia della maratona di Osaka, ma come al solito partiamo dall'inizio. Aeroporto di Malpensa, inizia da qui la mia avventura per Osaka, stiamo quasi imbarcandoci, però prima dobbiamo andare a Dubai. Spero che il volo non sia in ritardo perché ovviamente sarà un lunghissimo viaggio. Il viaggio non è stato così indolore perché ha richiesto uno scalo, 7 ore di volo, 9 ore di volo, ma alla fine, dopo l'atterraggio, l'umore era comunque molto buono. Sono nella metro di Osaka, non sono sicuro dove stiamo andando, però sono invece sicuro di essere in buone mani e quindi sono atterrato da un paio d'ore. La procedura di controlli è stata abbastanza banale, semplice, anche se lunga, però adesso stiamo andando a cena. Tra l'altro qua c'è pure lo store Mitsuno, nemmeno l'abbiamo fatta apposta. Se riesco dopo cena vado anche a correre, però questo non è ancora certo al 100%. Se dovessi tornare da solo mi perderei, però qui siamo in buona compagnia. Sono nella palestra dell'hotel dove alloggiano tutti coloro i quali parteciperanno a questo evento di Mitsuno. Siamo andati a cena, ma poi io alla fine non potevo evitare di correre, quindi mi sono permesso di fare una mezz'oretta sul tapis roulant. Ora non si torna più indietro, domani c'è l'evento completo, ma domani mattina correrò. Sono le 7:15, diciamo che una piccola corsetta ci sta. Adesso è sabato mattina, la solita corsetta di 5 km prima di affrontare la maratona è necessaria, però oggi sarà una giornata molto intensa. Vi porterò al Mitsuno Engine, che è il centro di ricerca dell'azienda giapponese, e vi racconterò tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Cercherò di farlo in maniera molto semplice. Adesso vado a correre. Corsetta fatta, siamo ora pronti per andare a fare colazione. Il jet lag è una brutta bestia perché comunque si fa fatica a dormire, però mi ha fatto risvegliare indubbiamente, poi la temperatura è comunque relativamente bassa. All'arrivo al quartier generale di Mitsuno, il Mitsuno Engine Center, la mia focalizzazione era quella di capire tutte le caratteristiche di questa nuova scarpa, la Mitsuno Wave Rebellion Pro. Rebellion Pro è la nostra scarpa più importante e migliore di sempre. Quindi, vorremmo portare queste scarpe in tutto il mondo. Il punto di queste scarpe è il nome Smooth Speed Assist. La cosa principale per me è la geometria delle scarpe. Ti incoraggia davvero a correre di avampiede, il che ti fa sentire molto più efficiente mentre corri. E ovviamente la piastra in nylon infusa di carbonio aiuta davvero con la propulsione. Sì, non vedo l'ora di correre domani. Ho avuto la possibilità di provare Rebellion Pro alla maratona di Amsterdam ad ottobre. Sono rimasto davvero sorpreso, perché è stata la prima scarpa Mizuno con plate in carbonio. Hanno un bell'aspetto, non avevano un profilo morbido, ma più che altro medio. Duro e morbido, così puoi andare veloce ed è comodo allo stesso tempo. E sono rimasto sorpreso da questa stabilità con la geometria sul tallone. Sembra strano quando vedi la scarpa per la prima volta, ma sono stabili se sei un corridore di avampiede o mesopiede. E l'altra cosa che mi piace davvero è stata la trazione, grazie alla suola G3. In realtà la maratona di Amsterdam era bagnata perché il giorno prima pioveva e aveva un grip incredibile. Quindi probabilmente G3 è uno dei migliori battistrada tra scarpe in carbonio in questo momento, secondo me. L'economia di corsa deve essere uno dei punti principali per i corridori che vogliono correre le lunghe distanze, con le migliori prestazioni, perché hanno una buona vestibilità e passo. Questa scarpa ha una buona combinazione piastra, mescola e naturalmente anche la geometria. Penso che l'ultimo punto, la geometria, sia probabilmente una delle cose più importanti su una scarpa. Rebellion Pro è stato un punto di svolta assoluto per la mia corsa. È anche solo per qualcuno che corre tra le 3:30 e le 4 ore per la maratona. Per me sento che sta facendo la differenza. Poter vedere persone che corrono in 2:30, tempi così veloci con questa scarpa, mostra solo come ti dà velocità nell'intera gamma di tempi. Rebellion Pro è progettata per spingerti in avanti e lo puoi davvero sentire all'istante. Ti senti immediatamente più veloce anche prima di correre. Nel passato il design di una scarpa ha avuto lo scopo di evitare infortuni e dare comfort. Questa scarpa, invece, è per la pura prestazione di corsa. Le ho sempre viste su internet.
Volevo provarli e oggi posso dire che sono davvero felice di come si sentono ai miei piedi. Quindi abbiamo creato questa scarpa dalla pista e abbiamo aggiunto la mescola Mizuno Energy come intersuola. L'intersuola superiore è realizzata con materiale Energy Light. Questo è un materiale molto morbido sotto il piede. E lo strato bianco, questa è Mizuno Energy. È un materiale molto reattivo. Quindi due diverse schiume creano sensazioni diverse e questo è positivo. Ammortizzazione equilibrata e ritorno di energia. Questa è una versione rinforzata con fibra di carbonio a base di nylon, con un plate ondulato da qui all'avampiede. Nella zona centrale puoi vedere il plate dall'esterno. Questo è fatto per la stabilità soprattutto sul lato centrale. Ma, nella parte anteriore, abbiamo un grande foro all'interno della piastra, al centro del carico per rendere la corsa più morbida, ma sempre con tanta reattività per l'avampiede. L'economia della corsa è migliorata da questa geometria Smooth Ride. E in effetti puoi risparmiare energia durante la corsa dell'avampiede con questa nuova costruzione. Questa scarpa salva la fatica del polpaccio e risparmia l'energia per lo sprint finale. Questa è l'innovazione di queste scarpe. Ho poi anche capito che Mizuno non è solo focalizzata sulle scarpe, ma anche nell'abbigliamento ha qualcosa da dire. Questo pantaloncino è realizzato in doppio tessuto con il supporto adesivo liquido. Abbiamo creato due gruppi di runners. Quelli con i pantaloncini hanno visto ridurre il consumo di ossigeno del 2,4%. Un corridore veloce di 30 minuti può correre 10 km in 29 e 27, quindi può ridurre di 33 secondi. Per ora il prodotto è limitato al mercato giapponese, quindi sto pensando al prossimo paese. Sì, dai, vediamo. Per pranzo ci hanno portato nell'headquarter di Mizuno, siamo in un posto molto alto con un panorama fantastico. Secondo me la qualità dei prodotti è eccezionale, soprattutto nella presentazione stampa hanno raccontato fondamentalmente che il senso dell'appartenenza al Giappone, oltre che l'artigianato che questa azienda propone e soprattutto la tecnologia, la capacità di innovare, e in effetti le scarpe migliori arrivano magari più tardi, ma sono sicuramente al top del mercato. Siamo all'Expo della Maratona. Per un errore organizzativo mi hanno messo nell'ultima griglia e adesso stiamo cercando di capire se sarà possibile cambiarla, altrimenti farò una gara un po' particolare dal fondo. Speriamo di no, comunque. Vediamo se l'organizzazione efficientissima giapponese mi permetterà di partire davanti. Tra qualche minuto lo sapremo. Sicuramente il percorso della maratona è davvero eccezionale. Sono dietro e lo sto studiando abbastanza attentamente. Andiamo velocemente a vedere l'Expo, anche se comunque ci sono delle cose molto carine di Mizuno. Ci sono per esempio dei guanti che mi prenderei volentieri, però siamo un attimo in ritardo, quindi magari la prossima volta. Hanno fatto una distinzione interessante per chi corre a velocità diverse, le Rider 26 in 4 ore, le Rebellion Pro in 2,5. Speriamo di correre in 2,5, vediamo. Devo chiedere a Mizuno di farmi provare le Rebellion Flash, che sembrano molto interessanti, soprattutto per chi corre sotto le 3 ore, ottimo rapporto qualità-prezzo, ne parlano benissimo. Hanno fatto anche le Rebellion Sonic, che sono per coloro i quali corrono in 3,5 ore, sono molto leggere, eh. Mizuno ha anche lanciato l'NFT, non so bene come funziona, però sembra un concetto interessante. Sappiamo che si sta sviluppando il metaverso. Stiamo andando alla partenza, sono le 6:30, si controlla ancora la temperatura, adesso cerchiamo di passare, c'è un casino di gente. Mi sono fatto pure dare un giacchettino da buttare prima della partenza, adesso stiamo cercando di architettare il passaggio al primo gate, all'area A, al posto della F. Mi dispiace perché questo è comunque molto premium come giacchettino, di solito si butta qualcosa un po' meno premium. Sono con Ben, mi ha detto di non seguirlo perché altrimenti lui va troppo forte, però io ci proverò, vediamo se riesco almeno a partirli assieme. Hello guys, how you doing? You ready to rock? Stiamo andando al castello di Osaka prima della partenza e adesso vediamo di fare la foto di gruppo. Siamo in tantissimi, siamo tipo in 70. Manca solo un'ora alla partenza, poi adesso tra un po' lascio anche giù la telecamerina. Purtroppo non filmerò tutta
tutta la gara perché vorrei essere concentrato e cercare di correre là abbastanza forte, però boh, vedremo. Prova, are you ready for today? I'm ready for today. Not running, unfortunately. Here to support. Magnifico il castello di Osaka. Questa visione vale assolutamente il viaggio, tutte le ore di sonno perse, però adesso dobbiamo andare davvero alla partenza. Il chip si allaccia alla scarpa, è stranissimo, però adesso sto provando a metterlo su. È una roba giapponese, boh, non lo so come funziona. Sicuramente per fortuna non va restituito, anche perché c'è un casino. Alla partenza si prospettano circa 30.000 persone. L'unica cosa di questi pantaloncini super innovativi è che non hanno le tasche e quindi ho dovuto infilare il gel con una spilletta. Thank you for organizing everything. I think it was very, very well done. You're welcome. You're welcome. Tra l'altro un ragazzo dell'organizzazione ha le Wave Dual Pro che non avevo mai visto, adesso ve le faccio vedere. Sono le Wave Dual Neo che non sono presenti in Europa, è clamoroso trovare queste novità. This model is for faster runners. È arrivato il sole, ci stiamo avvicinando veramente alla partenza. Qui si stanno riscaldando tutti, il freddo secondo me aiuta, anche perché più tardi secondo me farà un po' più caldo. Tra l'altro la mia gara è stata davvero memorabile, il mio corpo pensava di essere ancora all'1:15 del mattino e in effetti alla partenza ero davvero stanco e alla mezza ho corso paradossalmente in 1:15 e poi ovviamente sono arrivato al traguardo con il sorriso. Post gara ho poi apprezzato il fatto che comunque tutti i podisti amatori dimostrano una vera passione per la corsa. 2:39, not personal best. How do you feel about the Rebellion Pro? It's good. Good. Bounce, push. Sono stato fortunato ad ottenere il PB per 10 secondi. Sono davvero contento. È diventato davvero difficile verso la fine, ma ce l'ho fatta. E invece, cosa mi dici di te? Sì, è andata abbastanza bene. Grazie per avermi permesso di intrufolarmi alla partenza. Sai che siamo il primo e il secondo del Team Mizuno? Sì, lo siamo, penso. Non me l'aspettavo ad essere sincero. È stato bello stare insieme per mezz'ora in partenza. What are those? Ce l'avevano in tanti questi cerotti sulle gambe ma anche sul corpo, poi magari scopriremo più tardi, se qualcuno lo sa me lo dica. Ora siamo vicini al pranzo, abbiamo deciso di mangiare sul pullman, cosa che comunque si faceva nelle gite scolastiche. Io sono giovanissimo e quindi mi ricordo che lo facevo l'anno scorso, no? Però è interessante perché il cibo è assolutamente eccezionale e poi mi ha suggerito Benedetto che c'è un prodotto, la salsa di soia, in un bellissimo contenitore con un pesciolino. Dopo la maratona siamo andati al negozio di Mizuno più grande al mondo e, come al solito, non ho potuto che ammirare delle nuove scarpe che prossimamente, spero, possano arrivare anche in Italia. Ci sono anche le Rebellion Flash nella colorazione che si chiama Khaki Zone PB Pack e sono davvero fighissime. Queste non le ho ancora testate, sono comunque un'alternativa alle Rebellion Pro per chi non corresse sotto le 2:30, ormai non ci riesco più nemmeno io, però sono fondamentalmente delle scarpe, come mi hanno detto ieri, pensate per chi corre in 3 ore. Ci sono poi anche le Rebellion Sonic, quelle pensate invece per chi corre dalle 3 alle 3 ore e mezza. Una delle cose che non si vede in Italia è la versione super wide delle mie amatissime Rider 26. L'ho provata, sono sicuramente molto più larghe, boh. Le Wave Dual Pro Quarter, che hanno la struttura molto simile a quella che abbiamo visto sulle Rebellion Pro e che comunque, secondo l'azienda giapponese, possono essere utilizzate in pista e sono molto leggere, anzi leggerissime. Poi non so chi effettivamente le possa usare, però sono sicuramente
delle scarpe che per ora non si trovano in Italia, speriamo che arrivino presto. Ci sono anche le Wave Dual Pro, che sono ancora con una maggiore quantità di gomma nell'avampiede e assolutamente estreme, ve le mostro dalla parte posteriore. Qui bisogna assolutamente correre di avampiede perché altrimenti ci si spacca, però sono secondo me tra le novità più interessanti, soprattutto per chi corre in pista. Li pubblicizzano con una running economy del 2,4% e secondo me, non lo so, però mi sembra addirittura una seconda pelle, non hanno tasche, quindi vanno bene solamente per chi dovesse correre i 10 km. Poi chiaramente si possono infilare con delle spillette di gel, come ho fatto io oggi. How was the race today? Oh, it was awesome. È stata incredibile. La mia migliore gara di sempre, la mia migliore maratona. E cosa ne pensi di Mobilian Pro? Sono ottime, le migliori scarpe che abbia mai usato durante una gara. Ottime perché la tua performance è migliore e il recupero dopo la gara è molto migliore. Finalmente giornata di puro relax. Stamattina sono andato a correre, ho fatto 12 km e l'ho gestita benissimo, quindi vuol dire che forse ieri potevo usare qualcosa in più. Comunque spero che vi sia piaciuta questa avventura. Nei prossimi giorni farò la recensione completa delle Rebellion Pro. Voi nel frattempo stay strong, keep running, iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima e non vedo l'ora di tornare dal mio coniglio. Ciao, alla prossima!